luglio 1956. Muore Giovanni Papini, una delle figure più rappresentative dell'ansia di rinnovamento culturale che ha caratterizzato il primo ventennio del Novecento. Era nato a Firenze da una famiglia artigiana nel 1881. Mentre la sua vita privata si svolge in modo semplice e tipicamente borghese, senza grossi fatti di rilievo, la sua temerarietà intellettuale lo spinge verso nuovi traguardi, dando all'esistenza dello scrittore una suggestione e un furore d'avventura che non ha riscontro nei fatti. Ancora studente, collabora ad alcune piccole riviste fiorentine, esprimendo già un forte bisogno di comunicare e di affermarsi. Matura così in lui la vocazione di scrittore, vocazione animata dalla ferma intenzione di distruggere le mistificazioni, gli errori e i miti della cultura del suo tempo. Lasciata la redazione del Regno, rivista nazionalistica ed estetizzante, con Prezzolini fonda il Leonardo, quindi fa parte del gruppo della Voce e infine con Soffici e Palazzeschi collabora ad una rivista di ispirazione futuristica, La Cerva. Qualcosa di questa sua tumultuosa esperienza d'avanguardia rimarrà nelle sue opere. L'impeto polemico, la vivacità estrosa, il gusto del paradosso, la molteplicità di interessi. Proprio negli anni in cui collabora alle riviste, scrive le sue opere più importanti, tentando varie strade, dalla filosofia alla critica letteraria, alla prosa lirica, all'autobiografia intellettuale. In tutte si avverte la scontentezza della vita, soprattutto di quella piccolo borghese del tempo, e la ricerca di una verità umana e poetica. Il suo individualismo esasperato, lo spirito avventuroso e antisociale, la negazione e la volontà di distruzione delle verità tradizionali, il fare per il fare, certi crolli di disperazione con il senso di naufragio esistenziale, sono indubbi segni di decadentismo e spiegano la precarietà e instabilità delle sue prese di posizione. Questo spirito inquieto e velleitario sogna per tutta la vita di scrivere il capolavoro, il libro veramente organico e costruttivo di cui è incapace. Forse per questo le sue pagine più belle sono quelle in cui si avverte la pena desolata dell'esistenza. C'è in esse un fondo romantico dolente in cui l'orgogliosa affermazione dell'io e il senso della sconfitta vengono paradossalmente a coincidere.